Amici, amiche, fratelli e sorelle, sia lodato Gesù Cristo e ben ritrovati sul canale, ben ritrovati anche alle nostre catechesi sulla santità. Attraverso questo percorso di teologia ascetica e mistica che stiamo facendo insieme. Ecco, nel video precedente abbiamo parlato dell'essenza della santità, dell'essenza della perfezione cristiana. In che cosa consiste, ecco, la santità? E abbiamo visto che la santità consiste essenzialmente nella carità, cioè nell'amore. Questo abbiamo detto nel video precedente. Abbiamo visto anche i vari errori che ci possono essere su questa nozione della santità. Ecco, e siamo arrivati in definitiva a capire che per essere santi bisogna appunto amare. Ecco, l'amore, la carità è proprio l'essenza della santità. Ecco, e siamo arrivati a parlare anche di un amore che comporta il sacrificio. Ecco, e quindi oggi parleremo proprio del sacrificio e dell'amore, quindi di questo amore che si sacrifica, così come Gesù ci ha dato l'esempio nella sua persona. Ecco, l'amore cristiano è un amore che sulla terra ovviamente richiede anche il sacrificio. E adesso andremo a vedere proprio che cosa insegna la teologia ascetica e mistica su questo aspetto del sacrificio. Ovviamente noi sappiamo che Gesù è stato il primo che si è sacrificato, quindi il suo amore è stato un amore concreto, fatto di anche sacrificio, di sacrificio addirittura cruento, perché veramente Gesù ha sofferto, no? Quindi anche noi cristiani siamo chiamati a seguire il suo esempio. Sappiamo anche che molti santi, molte sante hanno dato la vita per Gesù, quindi hanno sofferto concretamente anche per amore di Gesù Cristo, per amore delle anime. Ecco, quindi andiamo a leggere subito quello che dice il nostro caro direttore spirituale Don Adolf nel Compendio di Teologia Ascetica e Mistica. Dunque, iniziamo con un segno di croce in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Che lo Spirito Santo scenda su di me e scenda su tutti quelli che guarderanno questa catechesi. Dunque, in paradiso ameremo senza bisogno di immolarci. Ma sulla terra la cosa corre altrimenti. Ecco, quindi in paradiso ovviamente non ci sarà più bisogno di soffrire, non si soffrirà più, non ci immoleremo più, perché raggiungeremo appunto la meta, ecco, l'obiettivo della nostra esistenza, la comunione perfetta, piena con Dio. E lì ovviamente godremo della vita beatifica, della vita della felicità di Dio. Quindi non ci sarà bisogno, ovviamente, in paradiso di soffrire. Ma sulla terra la cosa corre altrimenti, cioè è diversa. Nello stato attuale di natura decaduta, ci è impossibile di amare Dio con amore vero ed effettivo senza sacrificarci per Lui. Ecco, quindi nel nostro stato attuale, ecco, per amare Dio veramente, dobbiamo ovviamente sacrificarci. Basta pensare anche ad una mamma che quando deve partorire, ovviamente in quel momento accetta di sacrificarsi per quel bambino o quella bambina che deve venire al mondo, no? Ecco, le mamme sanno che vanno incontro anche ad un momento doloroso. E anche comunque alla possibilità di dare la vita, di morire per il proprio figlio o la propria figlia, perché possono esserci delle complicazioni durante il parto. Quindi vedete, è un amore, quello della mamma, è già un modello di amore che comporta il sacrificio. Ma è un sacrificio appunto che nasce dall'amore che questa mamma ha per il suo bambino.
Quindi vedete, è l'amore che ovviamente ci spinge a sacrificarci, così come ha fatto Gesù. Gesù, ecco, è arrivato a dare la vita, anche ad accettare di soffrire ingiustamente la flagellazione, gli sputi, i pugni, ecco, l'incoronazione di spine, il calvario con la croce sulle spalle, fino alla crocifissione, proprio perché era pieno di amore per il Padre e di amore per noi. Ecco, una volta una santa chiese a Gesù: ma chi ti ha crocifisso? E Gesù rispose: l'amore. Ecco, vedete, l'amore è l'amore che ci spinge e ci dà anche la forza di sacrificarci. Quindi se amiamo Dio, ecco, allora sulla terra questo amore per Dio comporta il sacrificio per Lui. Noi non possiamo amare Dio senza combattere e mortificare le tendenze della nostra natura corrotta, che rimangono nell'uomo rigenerato. Cioè, perché anche se noi abbiamo ricevuto il battesimo, facciamo un cammino di fede, un cammino concreto di fede, ecco, in noi rimangono comunque delle tendenze dovute alla nostra natura che è stata corrotta a causa del peccato originale dei nostri progenitori. Quindi abbiamo una natura che è ancora, come dire, fragile, una natura che ancora è decaduta, corrotta, anche se siamo stati redenti da Gesù, per mezzo del battesimo siamo stati rigenerati nello spirito, siamo diventati figli di Dio e Dio ci ha donato una vita soprannaturale per mezzo della grazia, e quindi sperimentiamo già nell'anima una vita soprannaturale, però ovviamente la nostra natura, anche umana, è corrotta ancora. Ecco, c'è ancora la concupiscenza della quale abbiamo parlato precedentemente, quando abbiamo parlato della triplice concupiscenza. Quindi questa concupiscenza, questa tendenza al male, a fare qualcosa di sbagliato, c'è ancora in noi. Quindi noi non possiamo amare Dio senza combattere e mortificare queste tendenze. Queste tendenze, ecco, che sono ancora in noi e che cercano di allontanarci da Dio. E la lotta comincia col primo svegliarsi della ragione, cioè quando uno rientra in se stesso, un po' come il figlio prodigo, e capisce che bisogna seguire Dio per mezzo del suo figlio Gesù, e bisogna quindi incamminarsi dietro a Gesù Cristo. Quindi nel momento in cui si sceglie di seguire Gesù, inizia questa lotta e termina solo con l'ultimo respiro. Quindi è una lotta che continuerà tutta la vita, non finirà dopo 2 anni, dopo 3 anni, dopo 4 anni, dopo 10 anni di vita cristiana, ma finirà quando emetteremo l'ultimo respiro. Quindi è importante questo ricordarcelo, perché non possiamo avere la presunzione di essere già perfetti o santi solo perché magari abbiamo 10 anni di cammino cristiano alle spalle. Ecco, la santità, la perfezione, è dura questo cammino per la santità e per la perfezione quanto dura tutta la vita. Questo lo diceva anche Padre Pio, quindi dobbiamo essere anche consapevoli di questo. Vi sono, è vero, momenti di sosta in questa lotta, in cui la lotta è meno viva, ma anche allora non possiamo disarmare senza esporci ai contrattacchi del nemico. Ecco, quindi anche se ci sono dei momenti di sosta in cui la lotta è meno viva, dobbiamo essere sempre, come dire, vigilanti, dobbiamo essere sempre pronti, ecco, ad affrontare anche il nemico infernale, che cerca, ecco, insieme ai suoi amici, cioè i demoni, di attaccarci e di allontanarci da Dio.
Quindi questo è un fatto provato dalla testimonianza della Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura, cioè la parola di Dio, ci dichiara apertamente la necessità assoluta del sacrificio o dell'abnegazione per amare Dio e il prossimo. Ecco, quindi la parola di Dio stesso ci insegna che è necessario sacrificarsi, ecco, mortificarsi per amore di Dio e per amore del prossimo. A tutti i suoi discepoli rivolge nostro Signore questo invito: chi vuol seguire me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Ecco, quindi questo è il fondamento proprio della parola di Dio, che ci illumina, ci fa comprendere sin da subito che Gesù proprio ci invita a seguirlo, ma ci invita a seguirlo portando la croce. Quindi la vita del cristiano è una vita che comporta il sacrificio, proprio Gesù stesso ce l'ha insegnato. Ecco, per esempio, quando sento cristiani che vogliono vivere una vita, come dire, senza sofferenze, senza difficoltà, senza problemi, senza tribolazioni, mi preoccupo, perché dico, ma questi cristiani hanno capito che cosa significa essere cristiani? Ecco, quando si soffre a causa di un problema, di un'ingiustizia, di una malattia, eccetera. E tanti cristiani magari si ribellano e si ribellano a Dio, e in questo modo non si comportano da cristiani. Ecco, pensiamo a Gesù. Gesù non è che si è ribellato al Padre. Gesù ha accettato la volontà del Padre, ci ha insegnato ad accettare la volontà del Padre. Ecco, quindi anche noi dobbiamo ricordarci questo, che seguire Gesù significa seguire il cammino della croce. Ecco, scusate un attimo che attacco il... Ecco, adesso sì, evitiamo di far cadere la corrente elettrica in caso. Bene, quindi dicevamo, Gesù ha detto: chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso. Ora, rinnegare se stessi che significa? Significa appunto che bisogna rinunciare alla propria volontà per fare la volontà di Dio, proprio come ha fatto Gesù quando era nell'orto degli ulivi e pregava il Padre dicendo: Padre, sia fatta la tua volontà e non la mia. Ma non solo in quel momento lo ha detto, ma lo diceva anche quando ancora predicava. Gesù diceva: io sono venuto non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Ecco, quindi il cristiano deve avere questa consapevolezza. Non vive per se stesso, non vive per fare la propria volontà, non vive per fare quello che vuole, ma vive per fare la volontà di Dio, perché solo nella volontà di Dio trova il senso della sua esistenza. Perché la volontà di Dio per ciascuno di noi è proprio il senso, il progetto di vita che dà appunto senso alla nostra esistenza. Ecco, Gesù ha avuto il suo senso, il suo significato, facendo la volontà del Padre, compiendo l'opera che il Padre gli ha affidato, appunto quella della redenzione. Quindi questo è importante: se manca questa disposizione, tutte le altre cose non servono a niente. Cioè, se un cristiano non rinnega se stesso, cioè non rinuncia alla propria volontà per fare la volontà di Dio, tutto il resto non serve a nulla. Perché questa è la base, è il fondamento proprio della vita cristiana. Rinnegare se stessi, cioè rinnegare la propria volontà, rinnegare quello che può, come dire, piacerci. Ecco, quando si dice il piacere e il dovere, ecco, prima il dovere. Il dovere, cioè, di fare la volontà di Dio, che è la cosa che dà senso alla nostra vita. Il piacere sarà proprio questo, quello di fare la volontà di Dio, perché Dio ci ricolmerà anche della sua pace, della sua gioia, della sua forza, della sua sapienza. Ecco, non dimentichiamoci che nonostante ci siano momenti di tribolazione e di sofferenza, però nella vita cristiana ci sono anche momenti di gioia, momenti di grazia. Ecco, il Signore a tanti santi li ha ricolmati di grazie, di benedizioni.
di carismi. Quindi i santi soffrivano, ma nello stesso tempo già godevano, ecco, la presenza di Dio nella loro vita e godevano anche dei frutti di questa presenza di Dio nella loro vita. Quindi il dovere e il piacere, ecco, in Dio coincidono. Quando San Francesco, ecco, era già incamminato alla sequela di Gesù, una volta Gesù gli disse: Francesco, accetta anche le cose amare. Se io ti chiedo di accettare le cose amare, accettale. E se le accetterai, tu troverai la delizia, la gioia nell'accettare le cose amare. Vedrai che quelle cose amare si trasformeranno in gioia per te, in delizia. Ecco, quindi vedete, Gesù stesso ha detto a San Francesco che accettare la volontà di Dio, anche se è amara, ecco, quell'amarezza si trasforma in letizia, si trasforma in gioia. Quindi vedete, è tutta un'altra logica completamente, quella di Gesù rispetto al mondo, è una logica completamente differente. San Paolo dirà che la sapienza di Dio agli occhi del mondo è stoltezza. Proprio per il mondo la sapienza di Dio è stupidaggine, sciocchezza, no? E invece noi sappiamo che è al contrario, no? E che è il mondo che si inganna e che è anche ingannato dal maligno. Quindi si parte da questa parola di Gesù: chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Prenda la sua croce. Quindi vedete, sin dall'inizio, proprio quando Gesù invita a seguirlo, tutti, già dice: chi mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce. La croce per ciascuno di noi è quella volontà di Dio che Dio ci chiede di compiere nella nostra esistenza. Ovviamente, abbiamo detto, una volontà di Dio che è sicuramente, come dire, comporta il sacrificio, ma nello stesso tempo, ecco, Dio ci sostiene con la sua forza, con la sua pace e con la sua gioia. Per seguire Gesù ed amarlo è condizione essenziale il rinunziare a se stesso, cioè alle cattive tendenze della natura, all'egoismo, all'orgoglio, all'ambizione, alla sensualità, alla lussuria, all'avidità, all'amore disordinato delle comodità e delle ricchezze. È il portare la propria croce. Ecco, quindi vedete, già rinnegare se stessi significa rinnegare a tutte queste tendenze che sono cattive, tendenze che ci allontanano da Dio. E poi bisogna portare la propria croce, cioè accettare i patimenti, le privazioni, le umiliazioni, i rovesci di fortuna, le fatiche, le malattie, in una parola tutte quelle croci provvidenziali che Dio ci manda per provarci, per rassodarci nella virtù e facilitarci l'espiazione delle colpe. Ecco, quindi vedete, ovviamente la croce in realtà è vantaggiosa per noi. Ecco, noi tante volte pensiamo che la sofferenza ci danneggi, che la sofferenza sia contro il nostro vero bene, ma nell'ottica della salvezza eterna, nell'ottica della salvezza dell'anima, invece la sofferenza, le malattie, le fatiche, le privazioni, i patimenti, le tribolazioni, le persecuzioni, tutto questo invece ci serve per espiare anche le nostre colpe, i nostri peccati, perché non dobbiamo dimenticarci che noi siamo peccatori, siamo tutti peccatori, tutti, non c'è nessuno che non pecchi, addirittura la parola di Dio ci insegna che il giusto pecca 7 volte al giorno, c'è anche l'uomo che, diciamo, è vicino a Dio, fa un cammino di fede, pecca, perché siamo tutti peccatori. Certo, poi ci sono peccati e peccati, peccati gravi, peccati meno gravi. Ecco, ovviamente bisogna cercare di evitare i peccati gravi. È difficile evitare i peccati meno gravi, tipo i peccati lievi,
Però, ecco, è un cammino. Il Signore guarda il nostro cuore e guarda il nostro amore. E guarda anche il sacrificio che noi facciamo quando ci impegniamo per cercare di migliorarci e per cercare di seguirlo. Quindi, allora, dicevamo, dobbiamo rinnegare noi stessi e dobbiamo portare la nostra croce. Allora soltanto si può essere discepoli e camminare per le vie dell'amore e della perfezione. Quindi vedete, l'amore poi è un amore che si sacrifica. Ecco, se noi non siamo disposti a sacrificarci per Gesù, per amore di Gesù, per amore di Dio, per amore degli altri, del prossimo, noi non possiamo dire che siamo discepoli di Gesù, perché Gesù proprio ha detto che chi vuole seguirlo deve rinunziare a se stesso, alla propria volontà, alle proprie cattive tendenze e deve portare la propria croce, quindi accettare di patire, accettare le tribolazioni, le ingiustizie, le fatiche, le persecuzioni, ecco, accettare la malattia, accettare tutto quello che anche, come dire, in qualche modo può farci soffrire o fisicamente o moralmente o spiritualmente. Ecco, allora se saremo disposti ad accettare di portare la croce, allora sì che saremo suoi discepoli, soltanto allora, e potremo camminare per le vie dell'amore e della perfezione. Quindi vedete, è importante, oggi c'è un cristianesimo caratterizzato da un voler vivere una vita come ci pare, come ci piace, senza questo concetto del portare la croce, che deve diventare concreto. Ecco, se un cristiano soffre per una situazione spiacevole e si lamenta, se la prende con Dio, vuol dire che ancora non ha capito che cosa significa essere cristiano. Anzi, dovrebbe piuttosto dire: Signore, sia fatta la tua volontà e non la mia, come ci ha insegnato Gesù, perché Gesù ci ha dato infatti l'esempio. Gesù è l'unico veramente esempio perfetto di figlio di Dio, quindi noi dobbiamo proprio trarre spunto da lui, dalla sua vita, dalle sue parole, dalle sue azioni. Ecco, Gesù infatti conferma questa lezione col suo esempio. Egli che era venuto dal cielo espressamente per mostrarci il cammino della perfezione, non tenne altra via che quella della croce. Quindi, cioè, Gesù stesso, il Maestro, il Signore, ci ha dato questo esempio, l'esempio della via della croce. Quindi come possiamo noi da discepoli, ecco, rifiutare la croce, rifiutare il cammino che comporta il sacrificio? Cioè è insensato, non possiamo definirci cristiani. Quindi il cristiano si prova anche quanto è nel momento della prova, della sofferenza, della difficoltà. È facile dire siamo cristiani quando tutto va bene, ma bisogna essere cristiani quando invece le cose non vanno come vorremmo, non vanno bene per noi, non ci rendono felici, sereni, in pace. È proprio lì che si prova la fede in Gesù, nostro Signore. Perché Gesù ogni giorno era circondato da persone che lo, come dire, ostacolavano nella sua missione, che lo insultavano, che lo accusavano. Quindi Gesù era lì che compiva la volontà del Padre, nonostante tutte le difficoltà che comportava quella missione. Ecco, quindi Gesù stesso, ecco, venne per noi per mostrarci il cammino della perfezione. E qual è il cammino della perfezione? Quello dell'amore, ma l'amore che comporta il sacrificio. Dal presepio al Calvario è una lunga serie di privazioni, di umiliazioni, di pene, di fatiche apostoliche, coronate dalle angosce e dalle torture della dolorosa sua passione. È il commento più eloquente del chi vuol venire dietro a me. Se ci fosse stata altra via più sicura,
egli ce l'avrebbe mostrata. Ma sapendo che non c'era, tenne quella della croce per trarci a seguirlo. Quando sarò elevato da terra, dice Gesù, cioè quando sarebbe stato crocifisso, attirerò a me tutti gli uomini. Così lo hanno inteso gli apostoli, che ci ripetono, come San Pietro, che se Cristo patì per noi, lo fece per trarci alla sua sequela, per darci un esempio, affinché anche noi ne seguiamo le orme. Quindi vedete, già i cristiani della prima ora, ecco, sapevano benissimo che seguire Gesù significava anche accettare di portare una croce, di soffrire, di essere perseguitati, e sappiamo che i primi 300 anni della Chiesa sono stati proprio 300 anni circa di persecuzione. Ecco, sappiamo che i cristiani per come dire, vivere la loro fede dovevano addirittura, ecco, nascondersi nelle catacombe, perché altrimenti venivano, ecco, privati di questa possibilità, venivano giudicati, condannati e addirittura uccisi. Ecco, sappiamo quanti martiri hanno dato la vita per Gesù. Poi anche San Paolo ci dà questo insegnamento. Per lui la perfezione cristiana consiste nello spogliarsi dell'uomo vecchio e nel rivestirsi dell'uomo nuovo. Questo lo dice San Paolo chiaramente nelle sue lettere. Ora, l'uomo vecchio chi è? L'uomo vecchio è il complesso delle cattive tendenze che abbiamo ereditate da Adamo. È la triplice concupiscenza, quindi, che bisogna combattere e frenare con la pratica della mortificazione. Quindi dobbiamo spogliarci di questo uomo vecchio che segue appunto una vita senza Dio, una vita senza i valori di Cristo, una vita senza lo Spirito di Dio, senza l'amore di Dio in sé. Dice quindi nettamente che coloro che vogliono essere discepoli di Cristo devono crocifiggere i loro vizi e i loro cattivi desideri. Ecco, è una condizione essenziale proprio per spogliarsi, ecco, per morire alla vita dell'uomo vecchio e rinascere, risorgere alla vita dell'uomo nuovo, bisogna combattere proprio contro queste tendenze che abbiamo ereditato a causa del peccato originale e che ancora appunto risiedono nella nostra natura. Ovviamente con la grazia di Dio, con un cammino di fede, con un cammino di preghiera, con un cammino sacramentale, con un cammino fatto di sforzi, con un cammino fatto di violenza contro quelle tendenze disordinate, possiamo passo dopo passo vivere una vita nuova da figli di Dio che vivono anche una vita diversa da quella precedente. È quel caso, per esempio, del drogato, del tossico, dell'alcolista, no? Che poi, ecco, decidono di seguire Gesù Cristo e quindi, con l'aiuto di Gesù Cristo, con un cammino di fede, ecco, decidono di rinunciare all'alcol, di rinunciare alla droga e quindi vivono una vita nuova, anche una vita purificata. Certo, è un cammino che comporta, ecco, delle tappe, comporta a volte delle cadute, degli scivoloni, poi di nuovo comporta rialzarsi, ripartire. L'importante è che c'è l'intenzione di voler raggiungere Dio attraverso l'amore cristiano, quell'amore che ci ha insegnato Gesù e che ci viene donato anche da Dio se noi ovviamente desideriamo amarlo e amare il prossimo. Lui, Dio, vede il nostro cuore, vede che abbiamo il desiderio di amarlo e di amare gli altri e ci dona il suo amore che ci rende capaci di amare lui e di amare il prossimo. Quindi è una condizione essenziale questo è spogliarsi dell'uomo vecchio e rivestirsi dell'uomo nuovo, tanto che egli stesso si sente obbligato a castigare il suo corpo e a reprimere la concupiscenza per non rischiare di essere
appunto rifiutato, di essere rifiutato da Dio. Ecco, quindi San Paolo stesso dice che lui stesso, ecco, portava il suo corpo, diciamo, in schiavitù, trascinava il suo corpo in schiavitù. Ecco, quindi questa lotta è concreta anche nella vita dei santi. Quindi veramente bisogna ricordarsi che un cristiano che non vuole lottare, un cristiano che non vuole migliorare, un cristiano che non vuole combattere, è un cristiano che non vive la sua vita cristiana come dovrebbe. E poi c'è San Giovanni, l'apostolo dell'amore. Nella parola di Dio, San Giovanni, l'apostolo dell'amore, non è meno chiaro e netto, anche lui è molto chiaro e netto. Ci insegna che per amare Dio bisogna osservare i comandamenti e combattere la triplice concupiscenza che regna da padrona nel mondo. E aggiunge che se si ama il mondo e ciò che è nel mondo, cioè la triplice concupiscenza, non si può possedere l'amore di Dio. Ecco, quindi bisogna fare una scelta concreta. O decidiamo di amare Dio e di seguire Dio e di vivere per Dio, oppure diversamente noi continuiamo a vivere per il mondo. Seguiamo il mondo e amiamo il mondo. Quindi non ci può essere comunione tra Dio e il mondo. Cioè Dio è separato nettamente da questo mondo malato, perverso, diciamo, che non segue Dio. Quindi, perché il mondo segue l'opposto di quello che Dio ci chiede. Quindi se noi decidiamo di seguire Dio, dobbiamo ovviamente evitare di seguire il mondo, la mentalità del mondo, anche di attaccarci a questo mondo, perché arriverà il momento nel quale non ci servirà a nulla, ecco, esserci legati al mondo e alle cose del mondo. Quindi San Giovanni ci dice chiaramente che dobbiamo rifiutare il mondo, cioè la mentalità del mondo che è una mentalità contro Dio, addirittura odiare quello che il mondo ci propone, perché il mondo ovviamente ci propone delle cose che sono contro Dio e che offendono Dio. Ecco, dobbiamo odiare queste cose e le sue seduzioni, e quindi è chiaro che bisogna praticare per questo lo spirito di sacrificio, privandosi dei piaceri cattivi e pericolosi. Ed è del resto necessaria conseguenza dello stato di natura decaduta, come l'abbiamo già descritta quando abbiamo parlato della triplice concupiscenza, che dobbiamo combattere. È impossibile, infatti, amare Dio e il prossimo senza sacrificare generosamente ciò che si oppone a questo amore. Ecco, quindi ovviamente il mondo si oppone all'amore di Dio, all'amore di Gesù Cristo. E poi ricordiamoci che nel mondo c'è anche il maligno, ci sono i demoni che operano, che si danno da fare perché questo mondo si allontani sempre di più dal progetto originario di Dio, dal paradiso che Dio aveva pensato per l'uomo. Quindi ovviamente il diavolo e i demoni cercano di istigare l'uomo affinché l'uomo viva una vita completamente lontana da Dio, contro Dio. Ecco, quando per esempio sentiamo dire di certe leggi, no? Di certe ideologie, ecco, dobbiamo preoccuparci, perché il mondo veramente segue, ecco, una mentalità che è contro la logica di Dio. Quindi bisogna sacrificarsi. Oggigiorno, a maggior ragione, se uno vuole seguire veramente Gesù, si trova veramente a combattere su tanti fronti, contro tanti tipi di nemici, e contro tanti nemici, che siano delle ideologie, che siano delle leggi, che siano dei modi di fare, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, come abbiamo dimostrato precedentemente, la triplice concupiscenza si oppone all'amore di Dio e del prossimo. Quindi bisogna combatterla senza tregua e senza pietà, se vogliamo progredire nell'amore. Ecco, quindi l'amore che comporta
questo sacrificio, questa lotta, questa battaglia, questo combattimento. Richiamo qualche esempio. I nostri sensi esterni corrono avidamente verso tutto ciò che li solletica e mettono in pericolo la nostra fragile virtù. Ecco, i sensi esterni come gli occhi, le orecchie, il tatto, il gusto, l'odorato, corrono verso ciò che li solletica e ci mettono in difficoltà, mettono in pericolo anche la virtù. Che fare per resistervi? Ce lo dice nostro Signore con il suo linguaggio energico. Se il tuo occhio destro è per te occasione di caduta, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te che perisca uno dei tuoi membri anziché tutto il tuo corpo venga gettato nell'inferno. Il che significa che bisogna saper staccare con la mortificazione gli occhi, le orecchie, tutti i sensi da ciò che è occasione di peccato. Altrimenti non c'è né salvezza né perfezione. Ecco, oggi sappiamo quanto è diffusa la moda dell'impudicizia. Anche ormai attraverso la televisione c'è una diffusione dell'impudicizia, dell'immoralità. Ecco, quindi tante volte bisogna anche saper staccare, ecco, con la mortificazione gli occhi da certi programmi televisivi, per esempio, che sappiamo che possono, per esempio, danneggiarci, possono indurci in errore. Quindi bisogna avere anche uno spirito critico nei confronti di quello che noi vediamo, di quello che noi ascoltiamo. Quante persone chiacchierano, no? Chiacchierano e parlano male di altre persone, e tante volte quante altre persone stanno lì ad ascoltare, no? E quasi ad alimentare questo chiacchiericcio, no? Questo sparlare degli altri. Ecco, invece che dovremmo fare? Dovremmo subito essere netti e dire: senti, io non voglio sentir parlare male di nessuno. Io non voglio sentire parlare di questa situazione. A me non interessano i fatti degli altri. Ecco, essere netti anche in questi momenti, in questi contesti. Essere cristiani significa proprio essere chiaramente netti contro tutto ciò che può danneggiarci e che può in qualche modo farci vivere una vita secondo il mondo, secondo la mentalità del mondo. Lo stesso si può dire dei nostri sensi interni, specialmente della fantasia e della memoria. Ecco, abbiamo i sensi esterni, che sono i cinque sensi che abbiamo visto, quindi la vista, l'udito, l'odorato, il gusto, il tatto, e poi ci sono anche i sensi interni, come la fantasia e la memoria. Chi non sa a quali pericoli ci esponiamo se noi non reprimiamo sul nascere i traviamenti? Ecco, se nell'immaginazione comincia a presentarsi una certa, come dire, immagine, no? È ovvio che dobbiamo cercare sin dall'inizio, se ci accorgiamo che è un'immagine che può anche turbare la nostra quiete interiore, la nostra anima, dobbiamo cercare di allontanarla, no? Di reprimere. Quindi dobbiamo combattere non solo, ecco, contro tutte quelle tendenze, diciamo, cattive dei sensi esterni, ma anche contro quei moti, ecco, che possono portarci a qualcosa di cattivo delle nostre facoltà interne, dei nostri sensi interni, come la fantasia e l'immaginazione. Poi le stesse nostre facoltà superiori, quali sono le facoltà superiori? Sono l'intelligenza e la volontà. Sono soggette a molte deviazioni, alla curiosità, all'indipendenza, all'orgoglio. Ecco, queste sono le facoltà superiori, intelligenza e volontà, che anche esse possono deviare. Per esempio, per quanto riguarda l'intelligenza, si può anche l'intelligenza ingannare, l'intelligenza può seguire l'errore.
invece di accogliere la verità, può accogliere la menzogna, può accogliere l'eresia, può accogliere l'errore. Ecco, tanti uomini, tante donne nel corso della storia si sono allontanate dalla verità di Gesù e dalla verità della Chiesa di Gesù proprio perché si sono ingannati con l'intelligenza. E anche oggi ci sono tanti teologi che insegnano delle eresie, degli errori, delle menzogne in definitiva. Quindi, vedete, anche l'intelligenza può deviare. Quindi bisogna che anche le facoltà superiori, ecco, vengano in qualche modo tenute sotto controllo. Quanti sforzi non sono necessari, quante lotte sempre rinascenti per tenerle sotto il giogo della fede e dell'umile sottomissione alla volontà di Dio e dei suoi rappresentanti. Ecco, per esempio, l'altro giorno mi è capitato così, mentre camminavo per strada, di sentire una conversazione tra due persone. C'era un uomo che diceva: lo posso confessare io il prete? Cioè, vedete, quest'uomo, non essendo prete, non era prete, però diceva: lo posso confessare io il prete? Perché aveva il giudizio nei confronti del prete, magari lo giudicava per qualcosa, non so, io ho sentito solo questa frase, ma mi ha fatto capire che quest'uomo, ecco, già con la sua intelligenza credeva di poter essere, come dire, quasi pari al ministro di Dio, anzi pari, non quasi pari, pari al ministro di Dio, e di poterlo confessare come lui confessa gli altri. Quindi vedete come l'intelligenza, anche se non è educata, si può ingannare, può essere ingannata, può errare, e il diavolo se ne approfitta. Quindi dobbiamo confessare che se vogliamo amare Dio e il prossimo per amore di Dio, bisogna saper mortificare l'egoismo, la sensualità, l'orgoglio, l'amore disordinato delle ricchezze, onde il sacrificio diventa necessario come condizione essenziale dell'amore di Dio sulla terra. Quindi amore e sacrificio vanno sempre insieme. Ecco, diceva Gesù a Santa Gemma Galgani: se vuoi amarmi, impara a soffrire, perché la sofferenza insegna ad amare. Cioè, quindi Gesù chiaramente le disse che l'amore e la sofferenza vanno di pari passo, cioè sono come le due facce, possiamo dire, della stessa medaglia, almeno sulla terra, stiamo parlando qui sulla terra. In paradiso ovviamente non ci sarà più la croce, non ci sarà più la mortificazione, il sacrificio, il dolore, la sofferenza, però sulla terra sappiamo che la via per raggiungere la quiete, la pace, la felicità eterna è quella di portare la croce e di soffrire. Quindi amore e sofferenza sono come le due facce della stessa medaglia. In sostanza, il pensiero di Sant'Agostino è questo anche: due amori hanno fatto due città. L'amore di sé, spinto fino al disprezzo di Dio, ha fatto la città terrestre. L'amore di Dio, spinto fino al disprezzo di sé, ha fatto la città celeste. Ecco, questa è bellissima, questa riflessione di Sant'Agostino. Poi, tra l'altro, lui, Agostino, è uno dei più grandi teologi della Chiesa che Dio ci ha donato, insieme a San Tommaso e insieme ad altri eminenti teologi come San Bonaventura e altri ancora. Ma Sant'Agostino è, diciamo, veramente un grande della teologia, della, non solo teologia, ma anche della filosofia. Lui era un oratore, era come un avvocato, diciamo, potremmo dire, che sapeva parlare, aveva una mente molto speculativa, era un filosofo. Quindi Sant'Agostino diceva chiaramente che se tu disprezzi te fino ad amare Dio, cioè se ami Dio fino a disprezzare te stesso, allora già tu appartieni alla città celeste, al regno di Dio, perché ami Dio più di te stesso. Quindi devi dare a Dio lo spazio, ecco, devi diminuire tu per dare a Dio spazio nella tua esistenza. Invece viceversa, se uno ama se stesso più di Dio e ama se stesso al punto di disprezzare Dio, ecco che allora fa parte della città terrestre. Ecco, vive una vita per questo mondo, una vita non per l'eternità, ma per questo
periodo breve della nostra esistenza terrena. Quindi non si può, in altre parole, amare veramente Dio che disprezzando se stesso. Cioè, che vuol dire disprezzando se stesso? Non che noi non abbiamo più un valore, che non serviamo più a nulla. Cioè disprezzando e combattendo le cattive tendenze. Ecco, dobbiamo cercare di reprimere, di combattere, di abbattere, di disprezzare quelle cattive tendenze che sono magari presenti nella nostra vita, nella nostra natura. Quindi l'egoismo, abbiamo visto l'orgoglio, la sensualità, l'avidità, le ricchezze, la sete di ricchezze. Ecco, dobbiamo cercare di vivere una vita per Dio, per il prossimo, per il paradiso. Ecco. In quanto a ciò che vi è di buono in noi, invece, bisogna essere grati al primo autore di questo bene che c'è in noi, cioè a Dio. E bisogna coltivarlo con sforzi incessanti. Quindi ci sono ovviamente anche delle cose buone in noi, e se ci sono dobbiamo anche ovviamente ringraziare Dio. Ecco, Sant'Agostino diceva anche: se c'è qualcosa di buono in me è merito di Dio, se invece c'è qualcosa di cattivo è soltanto per colpa mia. Perché ovviamente tutto ciò che c'è di buono nell'universo, nella nostra anche vita, è perché Dio ce l'ha donato. Quindi noi dovremmo sempre ringraziare Dio e dire: Signore, ti ringrazio per tutto quello che mi hai dato, per quello che c'è di buono in me. Ti chiedo, anzi, aiutami a liberarmi da quello invece che non è buono, da quello che mi impedisce di essere come vuoi tu. La conclusione che logicamente ne viene è che se per essere perfetti bisogna moltiplicare gli atti d'amore, non è meno necessario moltiplicare gli atti di sacrificio, poiché sulla terra non si può amare che immolandosi. Quindi sappiamo che per essere santi bisogna amare e quindi moltiplicare gli atti d'amore. Allo stesso modo, siccome sono le due facce della stessa medaglia, sappiamo che nella misura in cui amiamo, dobbiamo anche immolarci, dobbiamo crescere nell'amore. Del resto si può dire che tutte le nostre opere buone sono insieme atti di amore e atti di sacrificio. Atti di sacrificio in quanto ci distaccano dalle creature e da noi stessi. Atti di amore in quanto ci uniscono a Dio. Quindi le nostre opere buone ovviamente sono frutto dell'amore, le opere buone sono frutto dell'amore e del sacrificio, entrambi. Resta quindi da vedere in che modo si possono conciliare insieme questi due elementi, cioè come si può conciliare l'amore con il sacrificio, cioè qual è la parte rispettiva dell'amore e la parte rispettiva del sacrificio nella vita cristiana. Ecco, infatti adesso parliamo proprio di qual è la rispettiva parte dell'amore e del sacrificio nella vita cristiana. Sappiamo che sono tutte e due importanti ed essenziali. Ora vediamo qual è la loro rispettiva parte nella vita cristiana. Dovendo l'amore e il sacrificio avere la loro parte nella vita cristiana, quale sarà il compito di ognuno di questi due elementi? Ecco, qual è il compito, l'ufficio? Su tale argomento vi sono punti in cui tutti convengono e altri in cui si manifesta qualche disparere, benché poi in pratica i dotti delle diverse scuole riescano a conclusioni che sono pressoché identiche. Ora, vediamo quindi nel dettaglio questo discorso della rispettiva parte che ha l'amore e che ha il sacrificio nella vita cristiana. Tutti ammettono che in sé, nell'ordine ontologico o di dignità, l'amore tiene il primo posto. È lo scopo e l'elemento essenziale della perfezione, come abbiamo provato nella nostra precedente tesi. Quindi l'amore occorre principalmente, l'amore
quindi occorre tenere principalmente in vista, a questo mirare continuamente. È l'amore che deve fare, che deve dare al sacrificio l'intima sua ragione e il suo valore principale. Ecco, quindi tutti ammettono che nell'ordine della dignità dell'essere, cioè l'amore, è al primo posto, ed è l'amore che deve dare al sacrificio la sua ragione d'essere e il suo valore principale. Ecco, l'esempio che facevamo prima della mamma che deve partorire. Ecco, una mamma accetta di sacrificarsi per il proprio bambino, ma perché? Perché lo ama. Se non ci fosse l'amore, al contrario, quella madre potrebbe abortirlo. Quindi vedete com'è l'amore che dà il criterio di discernimento, il criterio di valutazione di ogni azione. Ecco, Dio, quando si dice che Dio guarda il cuore, si dice proprio questo, che Dio guarda all'amore di ciascuno, e Dio ci giudicherà proprio sull'amore, perché questo è quello che conta davanti a Dio, in quanto Dio è amore. Quindi il criterio di giudizio e di valutazione delle nostre azioni risiede proprio nell'amore, nell'intenzione. Abbiamo l'intenzione di amare o no? Amiamo o non amiamo? Ecco perché Sant'Agostino arriverà a dire: ama e fa ciò che vuoi. Se parli, parla per amore. Se taci, taci per amore. Se perdoni, perdona per amore. Se correggi, correggi per amore. Sia in te la radice dell'amore, perché dall'amore non può procedere se non il bene. Ama e fa ciò che vuoi. Ecco, Sant'Agostino, è famosa questa riflessione di Sant'Agostino sull'amore, proprio perché veramente è l'essenza della vita del cristiano. Gesù stesso diceva: da questo tutti riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Quindi vedete come l'amore è veramente l'essenza della vita cristiana. Quindi è l'amore che dà senso a tutto il resto, perché se io vado a partecipare alla messa è perché io amo Dio, e sento di aver bisogno di un contatto più intimo e addirittura concreto, fisico, attraverso l'Eucaristia con Dio. Quindi la messa ha senso perché in me c'è l'amore per Dio. Ma se io non amo Dio e vado a messa come uno ateo, come uno che non crede, come uno che bestemmia, quella messa che valore ha? Non ha un valore davanti a Dio da parte di quell'uomo o di quella donna. Perché quell'uomo e quella donna non hanno in sé l'amore per Dio. Quindi è come se un satanista si, come dire, intrufolasse tra i cristiani e partecipasse alla celebrazione eucaristica. Ma nel suo cuore non c'è l'amore per Gesù Cristo, anzi c'è odio, c'è disprezzo, perché quel satanista segue Satana, segue una logica completamente contraria a quella di Gesù Cristo. Quindi vedete, è l'amore che dà senso ad ogni cosa, quindi tutti concordano che è l'amore proprio che dà valore anche e ragione d'essere al sacrificio. Quindi per dignità l'amore viene prima del sacrificio. Bisogna dunque parlarne fin dal principio della vita spirituale e fare rilevare che l'amore di Dio facilita singolarmente il sacrificio, senza però poterne mai dispensare. Quindi il sacrificio è anche importante, ma è l'amore di Dio che rende facile anche il sacrificio. Se io amo una persona, io sono disposto a sacrificarmi per quella persona, a dare la vita per quella persona, come una madre è disposta a sacrificare la propria vita per il proprio bambino nell'atto in cui deve partorire. E non solo, una madre dovrebbe essere disposta a dare la vita per il proprio bambino anche successivamente. Se potesse scegliere tra la sua vita e la vita del proprio bambino, dovrebbe scegliere la vita del proprio figliolo, se ama veramente quel bambino. Invece sappiamo che le donne che non amano i propri figli
li abortiscono, li ammazzano, li vendono anche. Ci sono famiglie che vendono le figlie anche nel mercato del traffico di persone, no? E ci sono queste realtà nel mondo. Quindi vedete dove si arriva? Quando manca l'amore, si arriva addirittura, invece che dare la vita per l'altro, addirittura a uccidere l'altro. Quindi l'amore è proprio il criterio cardine di ogni nostra scelta. Quindi quando all'ordine proprio di dignità, l'amore viene prima ed è l'amore che facilita il sacrificio. C'è un bel passo nel Cantico dei Cantici che dice: forte come la morte è l'amore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i grandi fiumi travolgerlo. È un passo del Cantico dei Cantici, del libro Cantico dei Cantici, che si trova nella Bibbia, meraviglioso. Forte come la morte è l'amore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i grandi fiumi travolgerlo. Per dire che l'amore non può essere vinto, l'amore è più forte della stessa morte, che l'amore va oltre la morte, che l'amore non può essere distrutto da niente e da nessuno. Quindi ecco l'amore, che ovviamente è un dono di Dio, che è amore, è Dio che ci dà l'amore, che ci insegna ad amare. Quindi quando all'ordine della dignità l'amore viene prima del sacrificio. Quando all'ordine cronologico, tutti ammettono pure che questi due elementi sono inseparabili e che devono quindi coltivarsi insieme e anche compenetrarsi, poiché non v'è sulla terra amore vero senza sacrificio, e che il sacrificio fatto per Dio è una delle migliori prove di amore. Quindi, per quanto riguarda l'ordine cronologico, invece, tutti ammettono che questi due elementi, amore e sacrificio, sono inseparabili. Quindi, come dicevamo, come due facce della stessa medaglia. E l'amore vero si manifesta proprio perché c'è il sacrificio. Tutta la questione, quindi, si riduce in fondo a questa. Nell'ordine cronologico, su quale elemento bisogna maggiormente insistere? Sull'amore o sul sacrificio? Ecco, nell'ordine cronologico, bisogna insistere più sull'amore o più sul sacrificio? Ora, qui ci troviamo di fronte a due tendenze e a due scuole diverse. Ecco, andiamo a vedere, perché sono delle questioni che ci fanno capire meglio, ecco, nel dettaglio, questa realtà dell'amore e del sacrificio. Nell'ordine cronologico, cioè, bisogna insistere più sull'amore o più sul sacrificio, anche se sono, come dire, importanti entrambi, ma bisogna insistere più sull'amore o sul sacrificio, perché sapete, ci può essere il rischio che qualcuno si ostina in pratiche ascetiche, in penitenze, in digiuni, ecco, però poi manca nell'amore. Quindi vedete, se uno esagera eccessivamente, ecco, con il sacrificio, c'è il rischio che venga poi a mancare l'amore, perché quel sacrificio, quella penitenza, quell'ascesi, quel digiuno può anche portare ad inorgoglirsi e a mancare di carità nei confronti degli altri. Ecco, e viceversa, può capitare che magari uno insista solo sull'amore e trascuri il sacrificio. Anche quello può essere un errore, ecco, perché sappiamo che l'amore comporta anche il sacrificio. Ecco, oggi per esempio si parla molto di amore. Ormai la parola amore è diventata nel mondo una parola universale. Ma quando si parla di amore cristiano, dobbiamo fare una netta distinzione con l'amore universale che il mondo ci propone e che il mondo oggi pubblicizza. Perché l'amore cristiano è un amore che viene da Dio e che ci ha insegnato Dio per mezzo di Gesù. Quindi quando noi parliamo di amore, parliamo dell'amore di Cristo, dell'amore di Gesù, che non è un amore generalizzato, un amore senza una identità,
senza una verità. È l'amore di Cristo. Quando parliamo noi di amore, noi cristiani, parliamo dell'amore di Cristo Gesù, dell'amore di Dio che si è manifestato in Gesù. Non parliamo di un amore globalizzato, universale, che non ha un'identità precisa. Un amore che può essere sentimentalismo. Anche i satanisti possono dire che è amore, per esempio, vivere una vita, come dire, moralmente perversa. Ecco, qualcuno potrebbe dire che c'è anche amore nel fare le orge, per esempio, no? Ma lì invece non c'è amore. Nel fare le orge non c'è amore. Però qualcuno potrebbe dire, ma questo è amore, noi ci amiamo, siamo tutti d'accordo e vogliamo amarci in questo modo. E quello non è amore, cari miei. Quindi vedete, bisogna anche stare attenti. Se uno esagera con l'amore, si dimentica anche dell'aspetto del sacrificio, di questo sacrificio che consiste nel sopprimere quelle tendenze cattive che sono nella nostra natura, allora c'è il rischio che si allontana anche dall'amore vero di Dio, che comporta sempre il sacrificio. Quindi andiamo a vedere San Francesco di Sales cosa diceva su questo discorso dell'amore e del sacrificio. San Francesco di Sales, appoggiandosi su molti rappresentanti della scuola benedettina e domenicana, quindi la scuola benedettina e domenicana, e confidando negli aiuti che ci offre la natura rigenerata, cioè che ci offre la natura della vita della grazia, dà la precedenza all'amore di Dio per farci accettare e praticare meglio il sacrificio. Ma non esclude quest'ultimo. Ecco, quindi San Francesco di Sales dà la precedenza all'amore, ma non esclude quest'ultimo, cioè il sacrificio. Quindi la precedenza ce l'ha l'amore, perché l'amore ci dà la possibilità di farci accettare, di farci praticare meglio il sacrificio, ma non esclude il sacrificio. Chiede anzi alla sua filotea molto spirito di rinunzia e di sacrificio. Lo fa però con molto riguardo e con molta dolcezza nella forma, per meglio arrivare al suo scopo. Quindi appare fin dal primo capitolo dell'introduzione alla vita devota, questo libro che ha scritto San Francesco di Sales, che la vera e viva devozione presuppone l'amore di Dio. Anzi, non è altro in sé che, in vero, amore di Dio. E appunto perché la devozione sta in un certo grado di eccellente carità, non solo ci rende pronti, attivi, diligenti nell'osservanza di tutti i comandamenti di Dio, ma ci stimola pure a fare con prontezza ed effetto quante più buone opere possiamo, benché non siano in alcun modo comandate, ma solamente consigliate o ispirate. Ecco, quindi vedete, San Francesco di Sales dice chiaramente che la vera e viva devozione, cioè la santità, la fede vissuta concretamente, presuppone l'amore di Dio, che l'amore di Dio ci rende pronti, attivi, diligenti nell'osservanza di tutti i comandamenti di Dio, e non solo nell'osservanza di tutti i comandamenti di Dio, che sono precetti, cioè che bisogna compiere sotto pena di peccato, nel senso che se noi non osserviamo i comandamenti, pecchiamo. Ma addirittura dice San Francesco di Sales che possiamo, con l'amore di Dio, non solo mettere in pratica quello che ci dice Dio attraverso i comandamenti, ci comanda quindi Dio attraverso i comandamenti, ma anche possiamo mettere in pratica quelle cose che ci sono consigliate o ispirate, quindi che non sono obbligatorie, altrimenti noi pecchiamo, ma sono consigliate da Dio, che se vogliamo possiamo anche farle. Allora l'amore di Dio ci spinge pure a mettere in pratica queste cose consigliate da Dio, non solo quelle obbligatorie, ma anche quelle consigliate. Ora, osservare i comandamenti, seguire i consigli e le ispirazioni della grazia, è certamente un particolare, un alto grado di mortificazione. Quindi osservare i comandamenti,
seguire i consigli e l'ispirazione della grazia è già un particolare alto grado di mortificazione. Del resto, il santo chiede a Filotea che cominci dal mondarsi non solo dai peccati mortali, ma anche dei peccati veniali, dall'affetto alle cose inutili e pericolose e dalle cattive inclinazioni. Quando tratta della virtù, non ne dimentica la parte penosa. Vuole soltanto che tutto sia condito con l'amore di Dio e del prossimo. Quindi, San Francesco di Sales, seguendo la scuola benedettina e domenicana, ovviamente dà all'amore l'essenza, proprio la priorità su tutto. Ma questo non significa che allora il sacrificio è escluso. Anzi, il fatto che l'amore ci permette, ci facilita di osservare i comandamenti, di anche osservare dei consigli e di seguire le ispirazioni della grazia, già questo significa che ci stiamo mortificando per compiere la volontà di Dio. E San Francesco di Sales dice anche che bisogna purificarsi non solo dai peccati mortali, ma anche dai peccati veniali, anche dall'affetto alle cose, perché uno si può attaccare alle cose inutili e anche alle cose pericolose e anche alle cattive inclinazioni. Quindi San Francesco di Sales è ovviamente intanto un santo, quindi sappiamo che tutti i santi hanno avuto veramente una grazia particolare, no? Per essere santi vuol dire che hanno, come dire, vissuto una vita molto intima con Dio, quindi erano anche uomini illuminati. Quindi San Francesco di Sales dice chiaramente che anche nel praticare poi le virtù, ovviamente c'è una parte penosa, però tutto questo deve essere sempre condito dall'amore di Dio e del prossimo. Quello che dicevamo prima, cioè che se io non ho l'amore di Dio dentro di me, l'amore per gli altri dentro di me, a nulla mi serve che io vado a messa, che io prego. Cioè, vedete, quindi San Francesco di Sales, in modo saggio, perché illuminato da Dio, diceva tutto quello che c'è da fare, l'osservanza dei comandamenti, il seguire i consigli che Dio ci chiede, ci consiglia, il seguire le ispirazioni, deve essere sempre però animato dall'amore per Dio e dall'amore per il prossimo. Altrimenti, se manca l'amore per Dio e l'amore per il prossimo, tutto quello che facciamo diventa anche inutile. Egoismo, perché anche un uomo che non crede in Dio può fare delle opere di bene, può aiutare chi non ha da mangiare, può anche, come dire, partecipare alla messa, nonostante non creda, solo per far contento un'altra persona, no? O contenta la moglie magari. Però ovviamente sappiamo che se non c'è l'amore di Dio, ecco, in quel momento quell'opera è un'opera sterile, che non porta frutto né nella propria anima, né anche nell'anima degli altri. Quindi vedete, è importante, l'amore è l'anima proprio della vita cristiana. Quindi se preghiamo, dobbiamo pregare per amore. Se partecipiamo alla messa, dobbiamo partecipare alla messa per amore. Se facciamo il bene, dobbiamo fare il bene per amore di Dio e per amore del prossimo, non per autocompiacerci o per vanagloria. Perché anche Gesù condannava i farisei che amavano farsi vedere in pubblico, ecco, dalla gente, che amavano farsi salutare e amavano anche mettersi ai primi posti per farsi ammirare, ma Gesù diceva loro, ai suoi discepoli, che loro, i farisei, erano degli ipocriti, che in realtà ricevevano la gloria umana, cercavano la gloria umana. Quindi vedete, non erano animati dall'amore per Dio e per il prossimo, ma erano animati dalla loro vanagloria, dal loro orgoglio. Quindi vedete, Gesù va a guardare il cuore. Questo è importante. Quando Dio ci giudicherà sull'amore. Vi racconto questa veramente storia vera, accaduta, che io ho ascoltato dalla testimonianza di una donna che aveva la possibilità, forse era o Natuzza Evola o Anna Maria Sima, insomma una donna che aveva il dono di parlare con le anime del purgatorio. E una volta un'anima del purgatorio
raccontò questa storia. Raccontò che c'era un uomo che andava in chiesa, sempre, tutti i giorni. Andava a messa, pregava, un uomo proprio veramente praticante. Mentre c'era una donna della sua stessa città che era lontana, non andava in chiesa, non pregava, andando a messa, e anzi viveva una vita del tutto, come dire, lontana da Dio. Quindi completamente due mondi opposti, potremmo dire, no? Un uomo praticante vicino a Dio, una donna lontana da Dio che vive una vita, anzi, da donna di poco di buono. Allora, che cosa accadde? Accadde che quella donna morì. Arrivò il momento della sua morte, del suo passaggio da questa vita all'altra. E quest'uomo, quando questa donna morì, siccome le fecero i funerali, pensava in cuor suo, ma perché le hanno fatto il funerale a questa donna? Questa è andata sicuramente all'inferno, con tutto quello che ha combinato nella sua vita, era una donna un poco di buono, quindi a che serve che le hanno fatto il funerale? È andata all'inferno, era una donna di poco di buono. Quest'uomo pensò questa cosa nel suo cuore, in quel momento, proprio durante il funerale. Sicché un giorno morì anche quell'uomo e quell'uomo si ritrovò in purgatorio. Si ritrovò in purgatorio tra pene, diciamo, non indifferenti. E in purgatorio Dio permise che vedesse quella donna che non si trovava per il purgatorio, ma che si trovava in paradiso. Cioè Dio fece vedere a quell'uomo che si trovava in purgatorio che la donna che lui aveva giudicato era in paradiso. Allora quell'uomo rimase e disse, ma com'è possibile che quella donna è in paradiso e io mi ritrovo qui in purgatorio? E Dio gli fece sapere che lui era in purgatorio proprio perché aveva mal giudicato quella donna nel giorno del suo funerale. E l'aveva quindi condannata come se fosse lui Dio e lui l'aveva giudicata come se fosse giusto e perfetto dinanzi a lei. Mentre quella donna, Dio gli fece sapere che nel momento in cui si avvicinava l'ora della sua morte, proprio un attimo prima di morire, ebbe un atto d'amore verso Dio, un atto di pentimento, un atto di contrizione, così sincero, così vero, così totale davanti a Dio, che Dio per quell'atto d'amore così grande, per quell'atto di pentimento così sincero, così profondo, le ha condonato, le ha perdonato tutte le colpe. E quindi l'ha fatta entrare in paradiso, per quell'atto d'amore, quell'atto di pentimento sincero, profondo, che nell'ultimo istante della sua vita quella donna ecco manifestò. Quindi vedete, Dio guarda il cuore. Gesù è molto chiaro su queste cose. Nel Vangelo Gesù condanna tutte queste pratiche esteriori che non sono animate dall'amore. Quante volte condanna l'ipocrisia dei farisei che si vogliono far vedere mentre pregano, che cercano i primi posti, anche nelle sinagoghe. E quanta gente può esserci anche nelle parrocchie, nelle chiese, che sono lì protagonisti della vita parrocchiale, che si mettono ai primi posti per farsi ammirare, però dentro hanno orgoglio, vanagloria, non hanno amore, giudicano gli altri. Quindi vedete, dinanzi a Dio conta l'amore, è l'amore che anima la vita del cristiano. Meglio una persona che ama, piuttosto che una persona che pratica, prega, va a messa e poi nel suo cuore è superba, orgogliosa, vanagloriosa, invidiosa, calunnia, parla male degli altri, giudica gli altri. Vedete, quindi davanti a Dio un giorno renderemo conto a Dio per quanto riguarda l'amore. Quindi San Francesco di Sales, seguendo questa scuola benedettina e domenicana, diceva che l'amore deve condire tutta la vita cristiana. Per altro verso, la scuola ignaziana, la scuola di Sant'Ignazio di Loyola, e la scuola francese del secolo XVII, pur non dimenticando che l'amore di Dio è lo scopo da conseguire, è quello che deve avvivare tutte le nostre azioni, mettono al primo posto
soprattutto per i principianti, la rinunzia, l'amore della croce o la crocifissione dell'uomo vecchio come il più sicuro mezzo per arrivare al vero ed effettivo amore. Quindi Sant'Ignazio di Loyola, la scuola ignaziana, ecco, la scuola francese del XVII secolo, a differenza di San Francesco di Sales, ecco, pur non dicendo che l'amore è secondario, ma anzi è lo scopo da conseguire ed è quello che deve animare tutte le nostre azioni, però per i principianti chi sono? Poi ne parleremo più avanti nel cammino delle nostre catechesi. I principianti sono quelli che sono all'inizio del cammino spirituale, del cammino che poi deve condurre alla santità. Ecco, i principianti sono quelli che sono all'inizio, quelli che proprio hanno iniziato, ecco, a cambiare vita e a seguire Gesù. Allora, per i principianti, soprattutto, ecco, la scuola ignaziana e francescana del XVII secolo dicono che il mezzo più sicuro per loro è la rinunzia, è l'amore della croce o la crocifissione dell'uomo vecchio. È il mezzo più sicuro per arrivare al vero ed effettivo amore. Cioè loro dicono, queste scuole ignaziane e francese, che per arrivare all'amore bisogna partire dall'esercizio del sacrificio, dall'esercizio alla rinuncia, dall'esercizio alla croce, dall'esercizio alla crocifissione dell'uomo vecchio. Quindi danno importanza all'aspetto del sacrificio, soprattutto per i principianti, dicono loro. Cioè, pensano queste scuole che il sacrificio ci può aiutare appunto a raggiungere l'amore vero ed effettivo. Pare che temano queste scuole che se non vi insiste sul principio, quindi se sul principio non vi si insiste sul sacrificio, sullo spirito di rinunzia, eccetera, molte anime cadono poi nell'illusione, immaginandosi di essere già molto avanzate nell'amore di Dio, mentre la loro pietà è più sensibile ed apparente che reale. Onde poi certe misere cadute al presentarsi di violente tentazioni o al sopravvenire delle aridità. Quindi vedete, loro perché dicono questo? Perché dicono che all'inizio della vita cristiana, cioè della conversione, e quindi all'inizio anche del cammino per raggiungere la santità, bisogna insistere sul sacrificio? Perché pensano che molte anime, se non insistono su questo aspetto sin dall'inizio, poi cadono nell'illusione di essere già molto avanzate nell'amore di Dio, mentre in realtà la loro vita di fede è molto più, come dire, apparente che reale. E può accadere che quando arrivano poi delle violente tentazioni, ecco, cadano miseramente. Quindi bisogna insistere su questo punto del sacrificio proprio perché bisogna cercare di avere già una certa padronanza dell'aspetto soprattutto fisico, ecco, della vita personale. Quindi è importante per queste scuole che già sin dall'inizio i principianti vengano educati allo spirito di sacrificio e allo spirito della rinunzia. Ecco, per esempio, per fare un esempio concreto, che so, in seminario, per esempio, quando un giovane si prepara, ecco, al sacerdozio, quindi studia per diventare sacerdote, è ovvio che in seminario dovrebbe, come dire, imparare, ecco, a sacrificare qualcosa della propria vita, a rinunziare a qualcosa. Per esempio, in seminario si dovrebbe insegnare anche a digiunare, per esempio, si dovrebbe insegnare anche a vivere una vita essenziale, no? Fatta anche, come dire, di semplicità. Ecco, se invece magari sin dall'inizio, ecco, si parla solo di amore, non si parla mai di sacrificio, quindi non si educa anche la vita fisica ad una vita, diciamo, santa, ad una vita sottomessa alla grazia di Dio,
Ecco, c'è il rischio che magari andando avanti negli anni, poi anche da sacerdoti, ci può essere il rischio che se uno non ha già fatto esperienza dello spirito di sacrificio, dello spirito di rinunzia, quindi dello spirito anche di mortificazione, che poi ci possano essere delle cadute misere e rovinose, no? Quindi, per esempio, i seminaristi dovrebbero proprio imparare a rinunziare. Ecco, se per esempio, che so, normalmente si mangia di tutto, ecco, in seminario bisognerebbe veramente insegnare a mangiare semplicemente ed essenzialmente. Per esempio, che in seminario si mangino, troppe pietanze, no? Eccetera. Insomma, si vive una vita di piaceri culinari, non va bene. Quindi questo è quello che dicevano le scuole ignaziana e francese. Del resto, il sacrificio accettato per amore di Dio conduce a una più generosa e più costante carità. E la pratica abituale dell'amore di Dio viene a coronare l'edificio spirituale. Quindi, ecco, la conclusione qual è? La conclusione pratica. Senza avere la pretesa di risolvere questa controversia, adesso proporremo alcune conclusioni ammesse dai dotti di tutte le scuole. Quindi, ora andiamo a vedere concretamente, ecco, qual è la conclusione. Abbiamo visto che da una parte c'è San Francesco di Sales, ecco, che si rifà alla scuola benedettina e alla scuola domenicana, che dice che l'amore di Dio viene prima del sacrificio, senza escludere il sacrificio, però l'amore di Dio viene prima e l'amore di Dio deve condire tutta la vita cristiana. Invece le scuole ignaziane e francese del XVII secolo dicono ovviamente sempre che l'amore è lo scopo da raggiungere ed è quello che deve informare, animare tutte le azioni. Però per i principianti soprattutto il sacrificio, ecco, la rinunzia, l'amore della croce o la crocifissione dell'uomo vecchio è il mezzo più sicuro per arrivare ad un vero effettivo amore. Quindi quasi a dire che se tu ti sacrifichi, allora sacrificandoti imparerai veramente ad amare e raggiungerai l'amore vero. Queste sono le due, diciamo, linee. Adesso le conclusioni pratiche. Ecco, vediamo che cosa dice qui il compendio di teologia ascetica e mistica su questa conclusione pratica. Ci sono due eccessi da evitare. A. Quello di volere lanciare troppo presto le anime in quella che si chiama la via dell'amore, senza esercitarle nello stesso tempo nella pratica austera della rinunzia quotidiana. Così si alimentano le illusioni e talora anche si alimentano delle miserabili cadute. Quante anime, provando le consolazioni sensibili che Dio concede ai principianti e credendosi salde nella virtù, si espongono alle occasioni di peccato, commettono imprudenze e cadono in colpe gravi. Un poco più di mortificazione, di vera umiltà, di diffidenza di se stesse, una lotta più coraggiosa contro le passioni, le avrebbe preservate da queste miserie. Quindi il primo eccesso da evitare è quello di voler lanciare troppo presto le anime in quella che si chiama la via dell'amore, senza esercitarle nello stesso tempo nella pratica austera, a volte anche dura, della rinunzia quotidiana. Ecco, in questo caso c'è il rischio che queste anime possano essere, ecco, alimentate nell'illusione di essere già arrivate e poi ad un certo punto si ritrovano invece a sperimentare delle cadute rovinose. Quindi evitare di lanciare troppo presto le anime sulla via dell'amore senza esercitarle nello stesso tempo nella pratica austera della rinunzia quotidiana. Questo è il primo eccesso da evitare. Il secondo eccesso sta nel parlare soltanto di rinunzia e di mortificazione senza far rilevare
che sono soltanto mezzi per arrivare all'amore di Dio o manifestazioni di questo amore. Quindi l'altro eccesso sta nel parlare soltanto invece di rinunzia e di mortificazione, senza fare rilevare che sono soltanto dei mezzi per arrivare all'amore di Dio o delle manifestazioni di questo amore. Quindi nel secondo eccesso dice invece da evitare quello proprio di parlare solo di rinunzia e di mortificazione, cioè quasi che fossero il fine della nostra vita cristiana, no? Invece no, sono dei mezzi, il fine è sempre l'amore di Dio. Quindi se parliamo solo di rinunzie, di mortificazioni, di sacrificio, senza far capire che sono dei mezzi per raggiungere l'amore di Dio, anzi a volte sono delle manifestazioni di questo amore per Dio, allora c'è il rischio di sbagliarsi. E questa è la ragione per cui certe anime di buona volontà, ma ancora poco coraggiose, si sentono ributtate ed anche disanimate, perché parliamo solo di sacrifici, di rinunzi, di mortificazioni, no? Magari ci sono anime di buona volontà, ma che sono, poco coraggiose nel sacrificio e si sentono quindi, disanimate a percorrere questo cammino verso la santità, perché se uno pensa che il cammino verso la santità è fatto solo di rinunzie, sacrifici, mortificazioni, patimenti, è ovvio che uno non capisce il senso, anche perché deve esserci un motivo, e quel motivo è l'amore. Quindi il fine è l'amore, questi sono mezzi, i sacrifici, le penitenze, siamo mezzi. Si sentirebbero maggiore slancio ed energia se si mostrasse loro che questi sacrifici diventano molto più facili quanto si fanno per amore di Dio. Ecco, quindi, vedete, quando ovviamente uno dice per amore di Dio, allora per amore di Dio c'hai lo stimolo per fare quel determinato fioretto, quella determinata rinunzia, quel determinato sacrificio. Quindi l'amore di Dio è il fine. Quindi non bisogna neppure sottolineare eccessivamente il sacrificio, la rinuncia, la mortificazione a discapito dell'amore. Evitati questi eccessi, il direttore spirituale saprà scegliere per il suo penitente la via più conveniente al carattere suo e alle attrattive della grazia. Perché vi sono anime sensibili e affettuose che non prendono gusto alla mortificazione se non dopo aver già praticato per qualche tempo l'amore di Dio. Quindi se c'è una persona che già pratica l'amore di Dio, ecco, allora avrà più desiderio di sacrificarsi per Dio e per l'amore di Dio. È vero che questo amore è spesso imperfetto, più ardente e sensibile che generoso e durevole. Ma se si bada a giovarsi di questi primi slanci per mostrare che il vero amore non può perseverare senza sacrificio, se si riesce a fare praticare per amore di Dio alcuni atti di penitenza, di riparazione, di mortificazione, quegli atti che sono più necessari a evitare il peccato, la loro virtù a poco si rinsalda, si fortifica la loro volontà e viene il momento in cui capiscono che il sacrificio deve andare di pari passo con l'amore di Dio. Ecco, quindi ci sono alcune anime ovviamente che in base al carattere che hanno, in base all'attrattiva anche della grazia, ovviamente devono essere accompagnate. Se magari hanno questo affetto generoso, ecco, sono sensibili, sono affettuose, allora bisogna cogliere l'opportunità di questo loro affetto generoso, ecco, anche se a volte non è un amore perfetto, però attraverso questo amore che ancora è imperfetto, ecco, passo dopo passo, ecco, si può insegnare che
fa parte dell'amore anche il fare, per esempio, un atto di rinunzia, ecco, oppure una penitenza, fino al punto che arrivino da sé queste anime a comprendere che non basta solo l'amore, ma ci vuole anche il sacrificio e che devono camminare di pari passo. Queste se sono anime sensibili e affettuose, che non prendono gusto alla mortificazione se non dopo aver già praticato per qualche tempo l'amore di Dio. Quindi quelle che sono un po' più riottose, no? Più riluttanti al sacrificio, alla mortificazione, che rifiutano magari, sono più propense ad amare, ecco, piuttosto che a fare sacrifici. Se invece si tratta di anime con caratteri energici, abituati ad agire per dovere, si può, pur mettendo loro avanti agli occhi l'unione con Dio come scopo, perché lo scopo è sempre l'unione con Dio, non dobbiamo mai dimenticarcelo, si può insistere dal principio sulla rinunzia come pietra di paragone della carità e fare praticare la penitenza, l'umiltà e la mortificazione, pur concedendo queste austere virtù con un motivo di amore di Dio o di zelo per le anime. Così non si separerà mai l'amore dal sacrificio e si mostrerà che questi due elementi si conciliano e si perfezionano a vicenda. Quindi, se invece al contrario ci sono delle anime che sono proprio energiche, sono abituate ad agire per dovere, allora in questo caso si può, come dire, partire dal fatto che siano più determinate nel fare sacrifici, nel fare delle rinunce. Ma ovviamente bisogna mettere loro davanti a Dio e davanti a loro sempre l'amore verso Dio, l'amore con Dio come scopo, ecco, della loro vita cristiana. Ecco, quindi in questo caso si concederà a queste anime che sono più portate a fare dei sacrifici, delle penitenze, delle mortificazioni, la possibilità di farle. Però bisogna concederle sempre con un motivo di amore di Dio e di zelo per le anime. Ecco, devono essere sempre questi sacrifici, queste penitenze, queste mortificazioni fatte per amore. Altrimenti, se sono fatte non per amore, ma per presunzione, per orgoglio, per vanagloria, allora in questo caso, invece di avvicinare un'anima a Dio, la si allontana. Quindi bisogna sempre ricordare che lo scopo ultimo della vita cristiana è l'amore di Dio, l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Quindi tutto quello che si fa è sempre ovviamente finalizzato all'amore, perché come abbiamo visto nel video precedente, l'amore è l'essenza proprio della santità. Proprio l'anima della vita cristiana. Quindi anche i sacrifici e le penitenze fanno parte di questo amore e sono mezzi perché ci sia questo amore, anzi, mezzi che manifestano questo amore per Dio. Quindi, se un'anima è più propensa a sacrificarsi, a fare penitenze, mortificazioni, che le faccia, ma che le faccia sempre ricordandosi che sono mezzi che conducono all'amore, quindi fatto quelle penitenze, quelle rinunce, quei sacrifici per amore di Dio e per amore delle anime. Bene, quindi con questo abbiamo visto oggi proprio questo aspetto dell'amore cristiano e del sacrificio. La prossima volta parleremo, ecco, dei precetti e dei consigli. La perfezione cristiana, la santità, consiste nei precetti, cioè i comandamenti di Dio, nell'osservare i comandamenti di Dio, o nell'osservare i consigli, ecco, che sono appunto quei consigli che Dio ci propone, ecco, senza però, come dire, obbligarci a viverli. Ecco, i comandamenti sono quelli che dobbiamo appunto osservare sotto pena di peccato. I consigli invece sono quelli che ci invitano a fare per Dio più di quello che ci ha comandato. Ecco, allora dobbiamo capire se la santità, la perfezione della vita cristiana consiste nei precetti, cioè nell'osservanza dei comandamenti che ci obbligano,
ecco, oppure nei consigli, quindi in questi consigli che Dio ci fa per fare di più per Lui, qualcosa di più, però senza ovviamente obbligarci. Quindi nel prossimo video parleremo di questo. La perfezione consiste nei precetti o nei consigli? La santità consiste nei precetti o nei consigli? Bene, quindi per oggi abbiamo concluso parlando dell'amore e del sacrificio. Quindi ribadiamo che l'amore è l'essenza della vita cristiana, ribadiamo che l'amore è il fine ultimo del cristiano, il figlio di Dio ha come fine l'amore, perché l'amore è Dio stesso, quindi dobbiamo avvicinarci all'amore di Dio, e quindi il fine è l'amore, e anche l'anima di tutta la vita cristiana è l'amore. E abbiamo visto però che questo amore concretamente si manifesta anche con il sacrificio. Ecco, bisogna dare anche, come dire, spazio al sacrificio, senza ovviamente trascurare l'amore a causa del sacrificio. Quindi il sacrificio è ovviamente, insieme all'amore, costitutivo della vita cristiana, ma il sacrificio, la penitenza, la mortificazione, è sempre un mezzo per giungere all'amore di Dio e quindi per unirci a Dio. Ecco, se il sacrificio ci facesse dimenticare dell'amore, allora saremmo in errore. Ecco, lo stesso se noi parlassimo di un amore generalizzato, ecco, che ammette tutto, anche in quel caso saremmo in errore. Quindi l'amore deve essere accompagnato dal sacrificio, ma il sacrificio è sempre un mezzo perché ci sia l'amore, e non deve anche una manifestazione dell'amore che abbiamo per Dio e anche per le anime. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, quindi nel prossimo video parleremo dei precetti e dei consigli, affronteremo la questione: la santità consiste nei precetti o nei consigli? I precetti che ci comandano, sotto pena di peccato, di fare questa cosa o quella cosa o di astenercene. Mentre i consigli che ci invitano a fare per Dio più di quello che ci è comandato. Ecco, quindi è diverso, diciamo, parlare del precetto e parlare del consiglio. Il precetto è appunto quello che ci comanda, sotto pena di peccato, di fare una cosa o un'altra, oppure di astenercene, per esempio il comandamento di Dio non rubare, questo è un precetto. Invece il consiglio è appunto quello che ci invita a fare per Dio più di quello che ci è comandato, non sotto pena di peccato, perché ovviamente non è un comando, ma sotto pena di imperfezione volontaria e di resistenza alla grazia. Ecco, quindi non è un, se noi non osserviamo un consiglio, ecco, non commettiamo un peccato, in quanto non è un comando, però possiamo, ecco, allontanarci dalla perfezione e quindi essere volontariamente imperfetti, e possiamo volere anche resistere alla grazia di Dio. Quindi nella prossima catechesi, nel prossimo video, parleremo proprio di questo. La santità consiste nei precetti, cioè nell'osservare i comandamenti, o nei consigli, cioè nel mettere in pratica anche quello che Dio ci chiede di fare di più per Lui. Ecco, quindi questa sarà la prossima questione. E passo passo, ecco, cercheremo di avviarci poi alla proprio concretezza di questa vita cristiana, e parleremo delle tre vie, quelle, diciamo, che riguardano la vita cristiana: la via appunto purgativa, o quella dei principianti, poi la via illuminativa, o quella dei proficienti, cioè quella dei progrediti, e poi la via unitiva, ossia quella dei perfetti. Ecco, andremo a vedere poi queste tre vie, proprio queste tre fasi, possiamo dire, della vita cristiana. Andremo a vedere nella prima fase la via, ecco, purgativa o dei principianti, che cosa, ecco, bisogna fare. Lo stesso per quanto riguarda la via illuminativa,
ecco, o dei progrediti, e poi la via unitiva, oppure dei perfetti. Quindi ci sono ancora tante cose bellissime da capire, da conoscere, ecco, per avere un'idea di che cosa significa fare un percorso di unione mistica con Dio, cioè di trasformazione, perché alla fine si parla di una trasformazione, cioè noi veniamo trasformati da Dio per mezzo della sua azione nell'anima in figli e figlie di Dio, e cominciamo proprio a vivere una vita soprannaturalizzata, ecco, una vita deiforme, cioè una vita da figli di Dio. Quindi vi invito, come sempre, a pregare per me, a continuare, ecco, a pregare per me, e che il Signore possa anche aiutare tutti quelli che vedono queste catechesi, e anche voi, se volete, condividetele sul web, ecco, annunziamo il Vangelo anche attraverso il mondo virtuale, no? E se volete, vi invito anche ad iscrivervi sulla pagina Facebook Eremita Missionario, ecco, a mettere mi piace o comunque a seguire la pagina, perché tante volte, ecco, pubblico alcune cose anche sulla pagina Facebook Eremita Missionario. Bene, facciamo una preghiera per ringraziare il Signore. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi ringrazio per l'attenzione, sia lodato Gesù Cristo, e ci vediamo alla prossima catechesi. Pace e bene.